Bari Guglionesi, una storia di devozione a San Nicola lunga 50 anni. Due città unite nella fede in nome del Vescovo di Mira. Spiritualità e tradizioni si sono rinnovate anche quest'anno nella cittadina a circa 60 km da Campobasso grazie al Palio di San Nicola. Una manifestazione tanto cara ai cittadini che ogni anno in migliaia arrivano a Bari da pellegrini per venerare la tomba del santo. Per un giorno però sono stati i baresi a raggiungere la città molisana da pellegrini per partecipare alla 22esima edizione del palio dedicato al santo. Evento nell'evento. Per la prima volta i ritmi dei timpanisti Milizia Santi Nicolai, grazie alla benedizione e intercessione dei padri domenicani della Basilica di Bari e del priore Ciro Capotosto, hanno organizzato il corteo storico per rievocare la traslazione delle ossa del santo avvenuta nel 1087. Sono molto onorato di partecipare qui con il mio gruppo e rappresentare la Basilica con il priore e i padri domenicani che hanno voluto fortemente l'organizzazione di questo avvenimento, perché volevano anche sottolineare il fatto che San Nicola, oltre a ricevere i pellegrini, manda anche i suoi pellegrini nelle città dove anche il suo nome è molto venerato. Ritmi incalzanti, suoni originali, costumi d'epoca. Per circa un'ora prima dell'inizio del palio, i Milizia Santi Nicolai si sono esibiti, accompagnati dai figuranti dell'associazione I Marinai della Traslazione. Ad aprire il corteo una popolana con un abito del 1265 e un cavaliere della stessa epoca. A seguirli le dame, i piccoli timpanisti Francesco e Giuseppe di 7 e 8 anni e di seguito i marinai che hanno portato in processione un quadro realizzato da uno di loro, Angelo Guaragno, raffigurante il volto di San Nicola, frutto dell'interpretazione personale di un'immagine di circa 400 anni fa. Sono 20 anni che partecipo al corteo storico della Calavella, soprattutto per devozione. Poi sono entrato a far parte di questo gruppo creato da lui, da Peppino, Associazione Marinai. Nella traslazione. E mi ha dato l'opportunità di iniziare a lavorare all'incirca per quanto riguarda i quadri. Sono pittore da 40 anni, la ripeto, e adesso mi sto dedicando soprattutto, questo è il terzo che realizzo, e l'ho realizzato con tutto il cuore da marinaio e da pittore. Si è fatto pellegrino tra i pellegrini anche Matteo Siciliano, coordinatore del Comitato Feste San Nicola. San Nicola è il santo che accomuna i vari popoli, di varie religioni, di varie, quindi è anche un modo come un altro per cercare di incrementare il nostro, diciamo, pellegrinaggio su Bari. Calorosa l'accoglienza delle istituzioni di Guglionesi, si rinnova anche quest'anno la fede reciproca nel nome del santo delle genti. E noi ogni anno andiamo a rinnovare la nostra fede a Bari sulla tomba di San Nicola chiedendo il suo patrocinio, tant'è che è venuto anche qui la peregrinazio per ben due volte e questo ci onora. Siamo questi pellegrini che vengono oggi qui, è vero che rappresentano la Basilica, però vengono anche come pellegrini. Vengono come pellegrini perché noi siamo stati il 31, abbiamo fatto un pellegrinaggio straordinario nell'anno del Giubileo sulla tomba di San Nicola. Potente, Padre, Figlio e Spirito Santo scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Io sono parroco da 6 anni, quindi ho colto questa bella devozione per San Nicola e quest'anno in modo particolare abbiamo iniziato la novena facendo un pellegrinaggio a Bari, quindi proprio nello spirito anche dell'anno santo della misericordia.
E quindi senza volerlo, quindi quest'anno c'è anche questa presenza, no, degli amici di Bari in maniera molto forte, ma questo sottolinea, no, la grande amicizia che c'è con Guglionesi, con il Comitato Festa. Todos flores, oh, y amores virginales, todos.